Eccolo qua. Questo è Valentino Gionta, il giorno della prima comunione di suo figlio. A Torre Annunziata comandava lui e gli piaceva farlo vedere. Guarda, Gianca, ci stanno pure le autorità. Al balcone del comune si era affacciato pure il sindaco Cassano, alias 5%. Cento pastifici ci stai, quell'attore, 100. Camminava e sentivo un profumo di grano. Ma invece si sente solo puzzi di droga. Ma perché lo dite a me, don Carlo? Ditelo a lui, è venuto con voi. E che volesse dice? E qualcuno di voi, a roba, se vanno a vendere un'altra parte, che sta voglia dice? In quella cucina, approfittando di quella santa occasione, s'erano riunite le alte sfere della camorra. Da una parte Carmine Alfieri, il grande capo, con il suo luogotenente Bardellino, e dall'altra i fratelli Angelo e Lorenzo Nuvoletta, con il delfino Valentino Gionta. S'erano riuniti per discutere di spartizione del territorio. Valentino, tu sei troppo intelligente per far finta di non capire. Ormai tu te lo sei guadagnato. Diciamo che è tuo. Però a noi ci devi lasciare gli spazi. Si sa, no? Questa guerra da fornire, lo dico nell'interesse di tutti, tenemmo troppi occhi addosso. Per questo dobbiamo tenere pulito. Eppure a casa degli altri. Valentino, non posso restare per il pranzo. Però a Pasqualino tu gli devi dire che zio Carmine gli vuole bene e che lo pensa. Ehi, ma non dovevate, don Carmine? Eppure a te, te pensa.